Charlene di Monaco è ancora in Sudafrica, sua terra natale, dove si trova da ormai qualche mese. Il rientro della principessa è stato posticipato a causa di un'infezione che l'ha costretta a sottoporsi ad un intervento chirurgico. Sopraggiunte poi delle complicazioni, la consorte di Alberto non è riuscita a far rientro nel principato e continua a dedicarsi alle attività organizzate in queste settimane. La principessa Charlene torna a mostrarsi sui social dopo le notizie relative al suo stato di salute e al suo ritorno posticipato a Monaco dal Sudafrica. Per la prima volta lontana così a lungo dal marito e dai figli, la consorte di Alberto dovrebbe però rientrare quanto prima. Non appena le sue condizioni si siano del tutto stabilizzate, consentendole di ripartire. Alcune foto della principessa intenta a darsi da fare con l'associazione che da tempo supporta e porta avanti progetti importanti volti alla salvaguardia della fauna sudafricana, ma anche al sostentamento delle popolazioni vicine e dei bambini, a cui viene impartita un'istruzione di base. Accanto agli scatti pubblicati sull'account ufficiale della principessa, si legge: passo un po' di tempo con Acqui e Bella mentre faccio coperte per l'asilo della porta accanto. Fatemi un in bocca al lupo. Tra le foto compaiono anche dei momenti rubati dalla videochiamata con i suoi figli che si intravedono dallo schermo dello smartphone che l'ex atleta tiene tra le mani. In una recente intervista aveva dichiarato di sentire tantissimo la mancanza della sua famiglia. Dal momento che da gennaio si trova in Sudafrica, sua terra natia, dove si era recata inizialmente per un progetto legato alla salvaguardia dei rinoceronti. A causa di un'infezione, poi, ha rimandato il suo rientro nel principato, mancando anche al 10° anniversario con il principe Alberto. La principessa ha avuto una brutta infezione a gola, naso e orecchio in seguito alla quale si è dovuta sottoporre anche ad un intervento chirurgico. Purtroppo sono sopraggiunte delle complicazioni, comunicate anche in una nota ufficiale della casata monegasca. E hanno costretto Charlene di Monaco a riguardarsi in vista di un futuro rientro a Monaco. Sebbene da quando è partita il marito e i figli si siano già recati sul posto per supportarla e incontrarla dopo lunghe settimane di lontananza.